Torino, stabilimenti Fiat Mirafiori. Dalle linee di montaggio escono in media 7 automezzi al minuto. Sono vetture nuove, rifinite in ogni dettaglio, che con ritmo sorprendente ed esattezza quasi cronometrica vengono proiettate senza sosta verso la pista di collaudo. Al momento di queste riprese viene registrata la produzione di una unità ogni 8 secondi. È forse questo il dato più impressionante per chi, per la prima volta, si avventura qui nell'intrico delle presse, dei magli, dei forni incandescenti, delle strutture in perenne movimento, delle montagne di materiali, dei volti umani, delle lunghe strade e dei tunnel che caratterizzano questo gigantesco complesso produttivo situato nel cuore di Torino. Ma si tratta solo di alcuni dei tanti aspetti che si presentano a chi voglia rendersi conto della vera struttura di questa azienda, che è la massima industria italiana. La Fiat non produce solo automezzi e tutta una gamma di prodotti che va dal ferro grezzo ai più moderni aerei a reazione, ma partecipa direttamente o indirettamente ai settori più disparati della vita economica nazionale. Dalle autostrade alle ferrovie, dai missili ai cantieri navali, dalle macchine da cucire alle calcolatrici elettroniche, alle cliniche, ai supermercati, agli alberghi di lusso, ai giornali, alle società immobiliari e ai trust finanziari. Sicché alla fine di una giornata di lavoro non sono solo i 100.000 dipendenti degli stabilimenti di Torino, ma è un numero imprecisato, incalcolabile di operai, tecnici, economisti, operatori finanziari, dirigenti industriali che ha contribuito ad affermare un unico marchio di fabbrica. Su oltre 100.000 azionisti, il massimo pacchetto azionario, pari ad una quota del 23%, è concentrato ancora oggi in proprietà familiare nelle mani dei discendenti del fondatore di questo che potremmo definire un vero e proprio impero industriale. Un impero alla cui guida oggi, dopo 20 anni di direzione collegiale, sotto la presidenza del professor Vittorio Valletta, è ritornato un erede diretto, un altro Giovanni Agnelli, nipote di quel Giovanni Agnelli che nel secolo scorso fu il capostipite di una dinastia industriale. Una vallata piemontese, la Valle del Chisone, a poche decine di chilometri da Torino, è il luogo d'origine di questa dinastia. La località si chiama Villar Ferosa. A metà del secolo scorso, una ricca famiglia borghese di possidenti agricoli proveniente da Racconigi, la famiglia Agnelli, acquistò questa residenza settecentesca. L'album dei ricordi della famiglia Agnelli non è molto diverso da quello di tante altre famiglie della borghesia agraria piemontese dell'epoca. Il primogenito, Giovanni, non fa tempo a lasciarsi alle spalle un'adolescenza felice e tranquilla, che senza possibilità di scelte personali si trova votato al servizio di Sua Maestà, con tanto di stivaletti, spadone e elmo, nei ranghi dell'arma di cavalleria, ironicamente definita da alcuni l'arma dei belli che non hanno studiato. L'Accademia Militare di Modena prima e la famosa Scuola di Cavalleria di Pinerolo poi erano le tappe d'obbligo di tanta gioventù della buona società piemontese di allora, cui anche la famiglia Agnelli vantava di appartenere. Ma dopo 5 anni di trasferta a Verona, Giovanni decide di farla finita con la carriera militare e la cavalleria. Ritorna a casa, in Piemonte, a Villar Ferosa, per dedicarsi alla conduzione della sua azienda agricola.
D'ora in poi, l'elmo, insieme alle illusioni paterne di una rapida carriera militare, verrà rispolverato solo in occasione di nostalgiche cerimonie celebrative delle glorie del reggimento. La famiglia Agnelli, a quell'epoca, doveva la propria agiatezza alla coltivazione del gelso da seta, che curava da tempo. Nel paesino valligiano, dall'economia ancora feudale, gli Agnelli non tardano ad acquistare una posizione privilegiata e di prestigio, tanto che al primogenito, per convenienza e per omaggio, viene riconosciuto il diritto a ricoprire la carica di sindaco del paese. Una carica divenuta poi ereditaria. Il sindaco di Villarferosa è oggi il nuovo presidente della Fiat, nipote di Giovanni Agnelli. Ma la prospettiva di dividere la vita tra le mansioni di sindaco e la cura dei campi non sembra soddisfare troppo l'ex tenente neo sindaco, che decide di trasferirsi a Torino per rimanervi. È il 1892. Giovanni Agnelli ha 26 anni. È un giovane piemontese, formatosi nella tranquilla atmosfera di una ricca famiglia borghese di proprietari terrieri, che va in città. L'ex capitale del regno era riuscita da poco a superare la crisi di spopolamento provocata dall'allontanarsi della corte, del governo, di ministeri e centrali burocratiche. La Marmora e Sella erano riusciti a trasferire da Torino a Firenze funzionari e scrivanie, ma non operai e macchinari. E anche ora che la capitale era diventata Roma, si continuava a ordinare a Torino ferro, armi, treni, ponti, motori, macchinari, mobili, utensili e tessuti. Su 300.000 abitanti, oltre un quarto della popolazione torinese era dedita all'industria. I colossi produttivi di allora si chiamavano stabilimenti Savigliano, officine dell'Arsenale, fonderie Nebbiolo. All'interno delle enormi fucine, gli operai, in massima parte reclutati nelle campagne piemontesi, riducevano giorno per giorno con il loro lavoro il distacco che separava l'economia italiana da quella delle altre nazioni industrialmente più evolute del nord Europa. La rete ferroviaria nel solo Piemonte, con i suoi 1.500 chilometri, rappresentava quasi un quinto dell'intera rete nazionale. Tuttavia, accanto a questi aspetti di progresso, convivevano i residui di un conservatorismo atavico che il trasferimento a Roma della corte e dei burocrati non era valso a rimuovere. Gli aspetti più contraddittori erano evidenti soprattutto nell'economia della città. Da una parte, ad esempio, la rete telefonica, a pochi anni dagli inizi, contava già 700 utenti abbonati e il tracciato tranviario superava i 60 chilometri. Dall'altra si costruivano ancora fabbriche ed officine sulle rive dei canali per sfruttare l'abbondante ed economica forza idraulica che continuava ad alimentare l'antica ruota sull'acqua. Nel 1898 a Torino è ancora alla forza idraulica, rappresentata simbolicamente dalla grande fontana costruita nel Valentino per la seconda esposizione internazionale, che si elevano monumenti e non alla macchina a vapore o all'energia elettrica, i simboli della rivoluzione industriale nei paesi d'Oltralpe. Per Agnelli, che aveva preso abitazione di fronte al parco del Valentino, il problema è quello di inserirsi in breve tempo nell'ambiente più vivo della città. Rompe i ponti con il passato valligiano e si interessa ai numerosi aspetti che caratterizzano la Torino di quegli anni. Di questi aspetti, quello più vistoso si manifestava proprio sotto le finestre di casa Agnelli, nei viali del Valentino. Era la moda sportiva delle nuovissime carrozze senza cavalli, che i ricchi playboy della cosiddetta Belle Époque facevano arrivare a Torino da Francia, Inghilterra e Germania. Un motivo attraente per associarsi a un gruppo di amici. A pochi passi dall'abitazione di Agnelli, attraversata la strada, c'era un'officina nella quale si montavano tricicli e quadricicli azionati da motori a scoppio. Luigi Storero, il proprietario, costruisce nuovi tipi di veicoli su ordinazione di Agnelli e insieme a lui pratica lo sport del motore a scoppio, vincendo la corsa Torino-Verona su triciclo Phoenix. Alla sera è un noto locale cittadino, ora scomparso, il Caffè Burello in corso Vittorio Emanuele, il luogo di ritrovo degli appassionati dei nuovi veicoli a motore. Fino a quel momento il caffè era stato una specie di centrale per il commercio di carrozze a cavalli, ma il proprietario dello stabile, Michele Lanza,
che oltre a fabbricare candele steari che costruiva le prime automobili in Italia, era il più affezionato cliente di questo locale sotto casa sua, insieme a un gruppo di sportivi del motore. Sui divani di velluto rosso e pizzi, le serate nebbiose dei lunghi inverni torinesi alimentavano ora le discussioni sui nuovi modelli senza cavalli, sulle tecniche rivoluzionarie del motore a scoppio, sui progetti e traguardi sportivi. Madama Burello, la proprietaria del caffè, costellava di cimeli, pareti e specchi, mentre già la passione sportiva dei suoi ospiti si andava trasformando in progetti produttivi e Lanza fantasticava la costruzione di modelli sempre nuovi e Agnelli difendeva la necessità di scegliere un modello e produrlo in diversi esemplari per ammortizzare la spesa d'impianto. Ma per l'applicazione di simili principi occorrevano dei robusti finanziatori e chi se la sentiva a Torino di mettere in ballo il patrimonio familiare per un'impresa così rischiosa? Molte delle vetture senza cavalli allineate in bella mostra nei padiglioni dell'esposizione del 1898 erano state fabbricate proprio a Torino in piccole officine che, nonostante le difficoltà, nascevano un po' dappertutto nella città. I pellettieri, i carrozzieri, i fonditori, le maestranze e gli artigiani specializzati in lavori di questo genere non mancavano a Torino, il centro italiano che contava il massimo numero di carrozze padronali. Le maestranze migliori erano state addestrate in un cortile del centralissimo Corso Vittorio Emanuele da un meccanico di biciclette che nel 1897 si era messo a costruire delle piccole vetture di propria invenzione, alle quali, per fare colpo sui clienti, aveva dato il nome di un inesistente marchio inglese, Well&Yes. La prima vera società per la fabbricazione di automobili nata in Italia ebbe la sua sede proprio qui. Fondatore e capo, l'ex commerciante di biciclette e inventore Giovanni Battista Ceirano, esponente di maggior rilievo di una numerosa famiglia di pionieri dell'automobile. Tra i finanziatori figuravano i più assidui frequentatori del caffè Burello, tra cui un avvocato, Cesare Goria Gatti. È lui che un giorno affaccia a Ceirano la possibilità di vendere tutto a un noto gruppo di facoltosi sportivi cittadini che gli avevano comunicato l'intenzione di mettere su qualcosa in grande. Ceirano accetta e propone la cifra di 30.000 lire contro un capitale societario iniziale di 6.000. Concorda con l'ex socio di cedere alla concorrenza tutto in blocco: attrezzi, macchinari, brevetti, materiali e persino il personale della casa, riservando per se stesso l'esclusiva di vendita delle vetture della futura società. Per l'ingegner Faccioli, il più geniale progettista dell'epoca, c'è l'incarico di direttore tecnico e per il giovane Vincenzo Lancia, che fungeva anche da contabile, la qualifica di primo pilota collaudatore. Goria Gatti torna a casa con il compromesso di Ceirano, impegnandosi a dare la sua risposta definitiva entro 25 giorni. È il luglio del 1899. Pochi giorni dopo, nella sede del Banco di Sconto e Sete, il gruppo di facoltosi sportivi decide di sottoscrivere non solo quel compromesso, ma anche l'atto di nascita di una nuova società. Ecco il gruppo dei fondatori, qui il ritratto nel quadro ricordo di Deleani. Quanto ad origine sociale, esso appare eterogeneo. Ci sono nobili, come i conti Bricherasio, Biscaretti e Scarfiotti, ricchi professionisti, quali l'agente di cambio Damevino e lo stesso avvocato Goria Gatti, e proprietari terrieri quali Ferrero di Ventimiglia e Giovanni Agnelli. Con le firme apposte su questo documento, nasce l'11 luglio 1899 a Torino la prima grossa impresa italiana avente per unico scopo la fabbricazione di automobili. Presidente il conte Lodovico Scarfiotti, vicepresidente il conte Emanuele di Bricherasio e segretario Giovanni Agnelli. La partecipazione azionaria dei fondatori inizialmente è uguale per tutti. In totale vengono emesse 4.000 azioni da 200 lire. Il capitale della società ha per quell'epoca una quota eccezionale, 800.000 lire. Una somma realizzabile solo con l'appoggio delle grandi banche sorte allora in Italia, soprattutto per iniziativa di finanzieri stranieri. Una nuova politica di investimenti indirizzava il capitale finanziario a partecipazioni nell'industria privata, anziché in prestiti statali o lavori pubblici. Un matrimonio di convenienza, che non tarderà a essere causa di tensioni. Esso rappresenta anche l'inizio di un avvicinamento della massa dei risparmiatori all'industria. La presenza di Gustavo Delay tra gli azionisti è anche il sintomo dell'interesse dell'estero per questa nuova fabbrica italiana, che avrebbe potuto facilmente un giorno disturbare i piani di qualche industriale d'Oltralpe. Eventualità questa del tutto possibile,
a giudicare dalla rapidità con cui sorgono i nuovi stabilimenti su un'area di 12.000 metri quadrati in Corso Dante, dove prima arrugginiva un vecchio capannone dell'esposizione del 1898. Dubbi sul primo modello da costruire non ce ne sono, poiché devono essere attuati i brevetti di Ceirano per la WLIS. Si pubblica la prima inserzione pubblicitaria, il primo manifesto e si incomincia a produrre subito anche in altre officine, dai Martina, dai Giardina, nella carrozzeria Alessio, in modo da poter accontentare i clienti prima ancora dell'arrivo dei macchinari nello stabilimento. Questa 3,5 cavalli, che è una WLIS modificata, a tre marce, con motore posteriore a due cilindri, raffreddamento a serpentina, accensione a bobina, catena alle ruote, pesa ben 6 quintali e raggiunge in piano la inebriante velocità di 40 km all'ora. Quando lo stabilimento entra in produzione, Agnelli è continuamente presente nei capannoni tra tecnici e operai. Dimostra fin dagli inizi un interesse alla vita dell'azienda tale da assicurarsi in breve tempo una posizione di preminenza. Egli afferra i nuovi criteri che possono favorire una politica produttiva e l'espansione dell'azienda. Il suo slogan è: per avviare lavorazioni nuove bisogna formare uomini nuovi. È per questo che fin dagli inizi Agnelli affronta anche il problema dell'istruzione professionale delle nuove leve. In esso vede non solo la premessa indispensabile per rinnovare metodi e prodotti, ma soprattutto la chiave di una futura più stretta partecipazione degli operai alla vita della fabbrica. Impone nuovi criteri di organizzazione che portano in pochi mesi la società in attivo e si guadagna in breve la poltrona di amministratore delegato. La vera avventura di Agnelli inizia qui. Da questo momento ogni movimento nell'azienda convergerà verso di lui e sarà da lui che partirà qualsiasi decisione, qualsiasi presa di posizione che riguardi l'azienda sia all'interno che fuori. Giovanni Agnelli ha 35 anni. È un giovane capitano d'industria che, anzitutto, pensa a guadagnarsi il favore dell'opinione pubblica facendo elargizione di una vettura al massimo giornale cittadino, la protezione di Sua Maestà, cui dopo l'assassinio del padre a Monza, il generoso omaggio di un cavallo d'acciaio farà superare il complesso degli attentati, il favore dei blasonati, le cui scelte snobistiche sono una buona forma di propaganda presso la clientela più facoltosa, che per il momento rappresenta l'unica sorgente di incassi. I cronisti annotano: con l'avvento delle macchine Fiat cambiano perfino le abitudini del sovrano, la vita di corte. Tanto che Agnelli convince un principe reale su Fiat 28 cavalli ad accettare sotto gli occhi di centinaia di curiosi la sfida di un borghese su Panhard francese 24 cavalli da Torino a Bologna. Ma come non vincere quando i nomi dei piloti sono Felice Nazzaro e Vincenzo Lancia? La sfida all'estero è lanciata. Si tratta di tenere testa alle Panhard, Peugeot, Renault, Daimler, Opel, De Dion, More, la cui massiccia partecipazione al primo Giro d'Italia nel 1901 mostra il forte interesse al mercato italiano. Ora è necessario non far mancare le vetture ad alcuna competizione sportiva. Sono questi rettilinei, queste curve, le arene dove si moltiplica l'entusiasmo popolare, le cui reazioni sono determinanti nell'orientare i programmi e le scelte di chi, da un ufficio lontano, aziona le leve e attende i trofei. Il nuovo corso, abbracciato da Agnelli, non tarda a dare risultati. Le ordinazioni si moltiplicano. Ai soci riuniti in consiglio di amministrazione, Agnelli può denunciare che la fabbrica è in grado di raddoppiare la sua produzione. Uno dei principi fondamentali della politica imprenditoriale di Agnelli è la tendenza ad ampliare progressivamente la gamma dei prodotti per abbassare i prezzi. Ma in quest'epoca il mercato italiano, ancora limitato, non è in grado di assorbire una produzione tale da permettere la piena attuazione di una simile politica. Agnelli quindi vede nello Stato il miglior acquirente della propria produzione. Occorre un appoggio da Roma, dove un piemontese, il ministro degli interni, poi presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, per controbilanciare i latifondisti del Sud, aveva piemontesizzato il Senato a forza di nuove nomine dalle province della propria regione. Mentre in una prima fase della sua politica Giolitti applica i principi dell'economia liberistica tradizionale, in seguito egli vede nella rapida espansione dell'industria, favorita da una politica protezionista, l'elemento essenziale per lo sviluppo economico dell'Italia. Di fronte alle pressioni crescenti dell'industria automobilistica, acconsente a far progettare e costruire per lo Stato una vasta gamma di veicoli di pubblica utilità.
Giolitti punta anche su un incremento generale del reddito che non escluda la classe operaia. Per questo, nelle controversie sindacali tra industriali e operai, consiglia agli industriali il raggiungimento di un rapido accordo, anche a prezzo di concessioni salariali. Quali erano le conseguenze di questa politica nel mondo del lavoro? Cercava, andando incontro ad alcune delle esigenze della classe operaia, di addomesticarla, per così dire, e di farla rientrare nel sistema generale politico-economico italiano senza stacchi rivoluzionari. Agnelli, secondo lei, era un giolittiano? In questa prima fase direi che non si possa definire un giolittiano e forse in senso assoluto non lo diventa mai. La preoccupazione principale di Agnelli è sempre quella dello sviluppo produttivo della sua grande azienda. Quando gli atteggiamenti giolittiani sono favorevoli a una politica economica che faciliti appunto lo sviluppo dell'industria automobilistica in generale, in particolare quella della Fiat, Agnelli si avvicina a Giolitti. Fra gli operai dell'industria, i metalmeccanici rappresentano già nei primi anni del secolo un gruppo relativamente privilegiato. La richiesta di manodopera per la nuova industria e la scarsezza di maestranze specializzate determinano per questi operai una situazione più avanzata rispetto agli altri lavoratori che si trovano in condizioni molto disagiate. Anche la nascita di nuclei sindacali nell'industria metalmeccanica è accelerata. I quadri operai sono più preparati e intelligenti, coscienti di costituire una vera forza. Di uno di questi sindacati ha fatto parte Gino Castagno, al centro della nostra immagine, eletto deputato nel secondo dopoguerra. Qual era l'atteggiamento degli industriali nel settore meccanico? Lavoravo in uno stabilimento meccanico di precisione. L'atteggiamento in genere era, come per tutti gli altri industriali, di resistenza alle richieste operaie. Solo negli stabilimenti automobilistici c'era una maggior propensione a un criterio più moderno dei rapporti fra operai ed industria. Ma ben diversa, come risulta dalle cronache quotidiane dell'epoca, era la situazione in altri settori produttivi, quali ad esempio l'industria tessile. Il cottimo, che come scrive Luigi Einaudi, fa fare 30.000 colpi di spola al giorno ai tessitori più bravi, le multe che cadono come neve, il massacrante lavoro delle donne e dei minorenni, mentre i profitti degli industriali continuano a salire, sono le principali cause delle grandi agitazioni sociali negli ultimi anni del secolo. Su quale situazione sociale si è venuta a inserire la Fiat alla sua fondazione? Quali erano state le conseguenze delle agitazioni sul finire del secolo? Nel 91 la fondazione della Camera del Lavoro, nel 92 la fondazione della sezione del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani a Torino, nello stesso anno la conversione che fece molto rumore di Edmondo De Amicis al socialismo, contrassegnata poi dal romanzo Primo Maggio, che appunto rappresenta questa conversione stessa. Nel 94 la fondazione della Riforma Sociale, rivista di larga apertura liberistica e che affronta i problemi sociali dal punto di vista delle classi padronali. Nel 96 il passaggio della stampa nelle mani di Frassati. Nel 97 l'eco dei grandi scioperi dei tessili biellesi e contemporaneamente la vittoria dei socialisti nelle elezioni politiche generali. Vittoria in senso relativo naturalmente, ma che significa un grande balzo innanzi rispetto alle precedenti elezioni. Nel nuovo secolo, dopo la rapida ascesa dei movimenti dei lavoratori nel 1901 fino a tutto il 1904, non si verificano agitazioni rilevanti, se si eccettua il tentativo di sciopero generale del 1902 a Torino che spinse Giolitti a rompere la neutralità col far presidiare i gasometri dai soldati. Intanto la Fiat si allarga. In breve, lo stabilimento originario non basta più. L'area di Corso Dante viene ampliata e alla fine del 1904 la fabbrica occupa una superficie di 42.000 metri quadri, quasi quattro volte l'estensione originaria. Il numero degli operai è salito a 500. Le originarie azioni Fiat da 200 lire risultano talmente aumentate di valore che si rende necessario frazionarle ciascuna in 8 azioni da 25 lire, per renderne più agevole l'accesso alle borse e frenare la corsa al rialzo. È questo il momento in cui, data la migliore accessibilità alle nuove azioni, nel gruppo dei soci fondatori si vengono a creare le prime disparità di partecipazione finanziaria al capitale della società.
Per Giovanni Agnelli, l'acquisto di un numero maggiore di azioni significa maggiore libertà per l'attuazione di un proprio indirizzo imprenditoriale. Questa sua politica è favorita dalle condizioni generali. In quel periodo si è verificato quel fenomeno, diciamo, della moneta italiana che faceva agio sull'oro, vale a dire valeva di più di quel che valesse l'oro. Come si è verificato questo fenomeno? La moneta italiana poteva essere cambiata a vista in marenghi d'oro, in monete pregiatissime, come poteva essere la sterlina dell'ante prima guerra mondiale, come poteva essere il dollaro. Ora, tutto questo ha influito sulla situazione economica torinese. A Torino, quasi improvvisamente, nello spazio di pochi mesi, sorgono decine di nuove fabbriche per la produzione di automobili. Nascono anche in pieno centro e non più solo sulle rive dei canali, grazie alla diffusione del motore elettrico. Nel 1905 nella sola Torino si contano oltre 20 nuove fabbriche di automobili. Anche Vincenzo Lancia, l'ex collaudatore di Agnelli, si rende autonomo dando vita a una produzione che fin dai primi modelli dimostra di voler mantenere nettamente differenziata da quella della Fiat. Agnelli anzi non nega al suo migliore pilota un contributo per le spese iniziali di impianto. L'abbandono del vecchio appartamento di Corso Valentino e l'acquisto di una grande villa per l'intera famiglia stanno a dimostrare che per Agnelli le preoccupazioni dei primi anni di direzione dell'azienda sono superate. Dalle 50 vetturelle del 1900 si è passati nel 3 a 140 vetture, nel 4 a 270 e ora nel 1906 a oltre 1200. Le strade di Torino ancora sgombre. Un pensiero assillante per chi produce automobili. Ma le esportazioni già iniziate con successo verso Francia, Inghilterra e anche Stati Uniti fanno sperare in aree sempre più vaste di mercato. Il prezzo di una vettura, come ad esempio la Fiat Modello 1, con la quale l'autista giornalmente conduce l'amministratore delegato in stabilimento, è di circa 15.000 lire. Il margine di guadagno raggiunge le 5.000 lire, ossia 5 anni di paga di un operaio. Guadagno che oggi equivarrebbe a 6 milioni netti per ogni automobile venduta. In Italia un operaio ben pagato guadagnava 100 lire al mese. Per mantenere un'automobile occorreva disporre di almeno 4.000 lire al mese. Sicché anche in tempi di boom economico, la meta domenicale dei torinesi rimaneva una lunga passeggiata a piedi in collina. Torino sta raggiungendo i 400.000 abitanti. Il boom industriale diffonde un velo di benessere che ad alcuni fa dire che il socialismo ha fatto il suo tempo. All'epoca del boom del 1906, quali aspetti caratterizzavano la borghesia torinese? È un torinese, lo scrittore e regista Mario Soldati, che risponde a questa domanda. Si divideva in due grandi filoni, quelli che restavano fedeli ai funzionari, agli impiegati e che avevano avuto una grossa scossa dal trapasso della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma. E questi erano un po' volti verso il passato, naturalmente. E l'altra parte invece della borghesia e anche dell'aristocrazia, che aveva capito, aveva fiutato il tempo e si era rapidamente alleata, anche con matrimoni o con società, con la borghesia invece industriale. Queste due grandi categorie. E c'era il palco al regio. Le famiglie lo avevano, quelle che potevano, e quelle che non potevano lo facevano a metà con un'altra, con una famiglia. Poi c'era, non so, il possesso di una carrozza padronale con tanto di stemma. Poi fu sostituita dall'automobile, e l'automobile anche l'automobile con lo stemma. E chi non possedeva un'automobile o una carrozza, specialmente per andare alle corse a Mirafiori nella buona stagione, in primavera, e allora la noleggiava. Si noleggiava la carrozza col cocchiere. E così anche dopo l'automobile. Poi dopo naturalmente un treno di vita abbastanza ricco, con cuoca, con cameriera, cameriere, e ogni signora aveva da novembre fino a maggio un giorno fisso alla settimana per ricevere.
C'è una Torino che si diverte, la Torino degli spettacoli Studenti e Sartine al Teatro Carignano, di Viva Torino, degli Ozzi al Valentino. Ma questa apparente spensieratezza in realtà è una facciata sotto la quale si manifestano delle forti tensioni, dei vivi contrasti. La divisione di classe è palese in molti aspetti della vita cittadina. Essa trapela da mille fatti, anche minuti. Ad esempio nel tifo per le squadre di calcio. L'una, la Juventus, sostenuta dalla gente bene. L'altra, il Torino, dalle nuove classi, dagli operai, dagli immigrati e dai piccolo borghesi. Anche una nuovissima industria, quella cinematografica, nata qui ad opera di pochi pionieri, con le ricorrenti crisi di disoccupazione, porta alla superficie uno stato crescente di malcontento popolare. Una massa fluttuante di manovali, avventizie e comparse si riunisce con frequenza sempre maggiore in pieno centro, nella galleria subalpina, in manifestazioni di protesta contro i bassi salari e la disoccupazione. Il boom e il benessere delle classi borghesi acuiscono l'irrequietezza nelle classi operaie. Il primo maggio 1906 la città è quasi deserta. Gli operai dell'industria in grande massa non si sono presentati al lavoro. È iniziata la lotta per la richiesta delle 10 ore. Gli operai dell'automobile hanno già ottenuto la riduzione del lavoro a 10 ore al giorno e il riconoscimento del diritto di eleggere propri rappresentanti all'interno delle fabbriche, però scendono ugualmente in sciopero per solidarietà con le altre categorie più sfruttate. Le agitazioni culminano con la serrata del cotonificio Poma. Gli industriali, traendo pretesto da questa situazione, si coalizzano in un'associazione, la Lega degli Industriali contrapposta alle organizzazioni sindacali, che a loro volta fanno capo alla Camera Generale del Lavoro. La prima Lega Industriale Italiana, il cui atto costitutivo venne firmato da più di 200 aziende, è nata qui, in questo salone della Camera di Commercio. Quella che fino allora era stata una successione di contrasti occasionali, ora diventa una guerra aperta tra organizzazioni diverse, con rari momenti di tregua. In realtà l'uso di espressioni quali Lega, Alleanze, Tregue è significativo per caratterizzare l'atmosfera di quell'estate del 1906, quando sembra palesarsi in tutti i suoi aspetti più contrastanti l'esistenza di una società capitalistica in espansione. Da una parte imprenditori, associati in Lega, e dall'altra salariati, raggruppati nei sindacati. D'ora in poi, scrive Luigi Einaudi nel commentare la nascita della Lega Industriale, le organizzazioni padronali, invece di lasciar battere i propri soci alla spicciolata con una guerriglia lunga, faranno massa ed attaccheranno battaglia. Nel comunicato redatto al termine dell'Assemblea Costitutiva si legge fra l'altro che il compito della Lega è quello di premere sull'autorità per studiare l'adozione di mezzi più drastici contro gli scioperi. Eccola qui, la nostra città, la città degli scioperi del 43, la città dell'organizzazione operaia, la città dell'insurrezione. Com'è cambiata da allora, eh? Più che raddoppiata. I 600.000 torinesi sono ormai 1.200.000. È stato tutto il sangue del sud che è venuto. Ma a vederla così rimane ancora quell'antica città di Abbaini, il cotto delle isole. E vista di qui potrebbe persino apparire fin troppo bella e caratteristica. In questa città molta gente è venuta negli anni passati, prima della guerra, molta di più ne è venuta dopo, per imparare un mestiere, una professione, per sentirsi qualche duro, ecco. Io in questa città, ho imparato a lavorare, ecco, sono diventato operaio specializzato, ho imparato qualche cosa di più, ho imparato a rendermi conto dei miei diritti, a lottare per questi diritti. Si parla di questa classe operaia che sciopera, sabota, mette in crisi l'economia. Io ricordo che nel marzo del 43 quei primi scioperi scatenarono questa campagna di attacco ai lavoratori. Voi sabotate,
Voi sabotate la Fiat, la produzione e così via. L'hanno voglia di lavorare. E fu la stessa classe operaia, però, che scioperò contro il trasferimento del macchinario, esatto, Fiat in Germania. Esatto. E 200 e più operai andarono a finire nei campi di concentramento per difendere l'apparato produttivo. Partendo da Lingotto, furono, da Porto Longone. E furono gli stessi operai, ancora il 25 aprile del 45, a difendere le fabbriche contro la distruzione, contro i tedeschi che avevano minato le centrali elettriche e via dicendo. Vincere, vincere, che vinceremo in cielo e terra e in mare, per la parola d'ordine, una superba volontà. Quello che abbiamo fatto è importante, ma per noi è più importante quello che faremo. E lo faremo! E lo faremo perché la mia volontà non conosce ostacoli! E perché il vostro entusiasmo e il vostro spirito di sacrificio sono intatti! Voi non siete la mia guardia del corpo, voi siete soprattutto e volete essere la guardia del corpo della rivoluzione e del regime fascista. Quando è scoppiata la guerra, sono entrato clandestinamente in Italia per organizzare una rete antifascista. Allora dirigevo il Partito Comunista. Mi chiamo Umberto Paolo Massola. La mia attenzione è stata quella di organizzare gli operai nelle fabbriche fra il 41 e il 43, con la costituzione di un comitato di fronte nazionale a Torino, a cui aderivano tutti i partiti antifascisti, organizzato in modo graduale i lavoratori delle grandi fabbriche e ho preparato gli scioperi, i grandi scioperi del marzo 43 contro la fame, la guerra e il fascismo di cui ne era responsabile. Quando sono arrivato a Torino non avevo soldi ed è stato un periodo molto difficile, perché da una parte bisognava attivizzare i compagni e d'altra parte non si avevano mezzi. Così ricorsi a degli espedienti. Fondai il Quaderno del Lavoratore. Acquistai dei quaderni per le scuole e cominciai a scrivere gli articoli o a riscrivere delle trasmissioni radio su quei quaderni. Noi siamo entrati in Italia con l'aiuto di una giovane compagna, Mila. Cominciò a accompagnare me. Dopo una ventina di giorni accompagnò mia moglie e la bambina. Di mio marito non ho mai detto niente, neppure la bambina, come se non avesse papà. Un giorno alla stazione di Montegrosso mi trovavo con la bambina Ercolina in attesa del treno e arriva il maresciallo dei carabinieri, si avvicina e chiede alla bambina: chi è tuo papà? Lei lo guarda e dice: sei tu. Lui arrossisce, sorride, mi saluta e se ne va. Io vivevo clandestinamente in casa degli operai con cui ero in contatto e con i quali lavoravo. Questa è una delle tante case che io a Torino frequentavo, dove mi nascondevo durante la guerra. Mi nascondevo per poter svolgere un lavoro
sugli operai che lavoravano nelle fabbriche. Qui, per esempio, abitava Leo Lanfranco. Mi accoglieva sempre in modo fraterno. Bisognava essere molto prudenti, perché la polizia fascista era molto vigile e bastava un passo falso per compromettere tutto il nostro lavoro. E così arrivavo qui tranquillo a una certa ora, verso le 7, 7:30, quando tutti erano a tavola. Durante la giornata la compagna di Leo Lanfranco andava a lavorare alla manifattura tabacchi e lui andava alla Fiat. Io rimanevo qui solo e quindi dovevo stare attenti di non farmi sentire dai vicini e scrivevo il quaderno del lavoratore che lasciavo a Franco, a Lanfranco. Poi venni qua a Regina Margherita, una frazione di Collegno. Allora era d'inverno, faceva molto freddo ed ero accompagnato dal Ciati, dal compagno Luciano Moglia, di cui la moglie è qui presente ancora. I Moglia avevano due bambini e tutti e due, il marito e moglie, andavano a lavorare qui. Mi trovavo quasi come in casa mia, in famiglia. Certo che quando c'era Massola in casa mia c'era un pericolo. Avevamo paura di tutti perché ogni tanto si sentiva o il campanello o un'altra cosa o picchiare. Noi si andava di là e lui si nascondeva, non sapevano più dove metterlo, da una parte e dall'altra. E i miei bambini non hanno mai parlato per niente. Lo incontravano per il viale. Giravano la faccia, non lo salutavano per non farsi accorgere. Abbiamo passato dei momenti proprio brutti, poi è venuta la polizia. I miei bambini quel giorno hanno preso tutti i giornali che c'era in quel sgabuzzino e l'hanno portati qui nel giardino e l'hanno sotterrati tutti. Tutti le domandavano, c'è gente in casa? No, no, non c'è nessuno. Invece c'era Massola, ma non hanno mai parlato, no? Nel 1942 qua a Torino vendevo i giornali, era un'organizzazione illegale, distruggevo i manifestini. Caro Olmo, eccoci qua! Siamo in ansia di quanti anni, eh? Questo è il compagno Olmo che io ho conosciuto quando frequentavo la casa di Leo Lanfranco. Io che abitavo proprio là davanti, vedevo che nel casa di Lanfranco c'era molto movimento, ma poiché non si chiedeva mai chi c'era, chi veniva, chi non veniva. E facendo il giornalaio, quindi vedevo molta gente, facevo punto di riferimento perché gli amici, i compagni venivano da me e distribuivo la stampa clandestina che Lanfranco mi dava a quei clienti che conoscevo. Nel 1941, verso la fine, tramite Lucia Santiana, ho avuto l'appuntamento con Massola e mi sono trovato di fronte a un'edicola in cui Massola doveva avere un giornale aperto e io chiuso. Infatti l'ho incontrato all'ora precisa, alle 20 di sera, e di lì ho detto, mi manda Lucia Santiana, lei è Francesco, è Massola. No, io Massola non l'ho mai conosciuto perché io in quel periodo lì mi trovavo alla Fitara Italia ed ero negli allievi Fiat. Allora noi avevamo un'attività completamente diversa. Come prima attività che noi abbiamo cominciato era quella del soccorso rosso, cioè di raccogliere dei fondi, di versarli per poter aiutare quelli che erano in prigione, i cosiddetti detenuti e politici. E distribuire la stampa che noi facevamo ricapitare tramite queste persone. Ecco, anche su questo noi ci trovavamo abbastanza bene perché essendo giovani allievi nessuno dubitava di noi e così avevamo la possibilità di poter distribuire il materiale con una certa facilità. Questa tipografia c'è dal 1933, io lavoro qui dal 1939. Nel 1943 ha avuto un'importanza politica perché si sono stampati molti manifestini per il sciopero del 43, contro il fascismo, contro la guerra. Io non conoscevo chi dirigeva il movimento perché era pericoloso conoscerne i capi.
Qual è, dottor Agnelli, la produzione della Fiat oggi? La produzione oggi si avvicina alle 6.000 vetture al giorno, il che corrisponde a circa una vettura ogni 9 secondi. E riferita alla produzione internazionale? Cioè, diciamo, la massima produzione oggi di una sola casa in Europa. Dottor Agnelli, secondo lei qual è la differenza, se così possiamo chiamarla, tra l'ambiente in cui suo nonno operò e l'ambiente in cui si trova ad operare la Fiat? Evidentemente le condizioni della fine dell'altro secolo in cui si trovava a lavorare un'industria, un'impresa, erano condizioni di ambiente quasi pionieristiche. Ed il prodotto a cui particolarmente si era dedicata la Fiat era un prodotto da inventare, era un prodotto quasi rivoluzionario. Il rapporto tra imprenditore e operaio era pure da scoprire. E oggi? Oggi operiamo in una società più articolata, in una società più evoluta, evoluta nei rapporti fra imprenditore e lavoratori, evidentemente fra imprenditore e sindacati, evidentemente fra azienda e mercato finanziario, tra consiglio d'amministrazione e azionisti, già abituato a contrarre dei rapporti reciproci. Quanti dipendenti ha la Fiat oggi? In questo momento superiamo i 130.000 dipendenti, il che vuol dire che con le loro famiglie sono oltre 300.000 persone che dipendono dal lavoro della Fiat. A questi se ne possono aggiungere circa altrettanti la cui vita di lavoro indirettamente o per ragioni di fornitori o di organizzazioni di vendita è legata alla responsabilità del nostro decisore. Dove si può ravvisare l'elemento di continuità nella Fiat odierna rispetto all'opera compiuta dal senatore Agnelli? Direi che tra i vari elementi di continuità il più rappresentativo e il più attraente è questa continua espansione produttiva che la Fiat ha avuto. Una espansione fine a se stessa? Direi che la massima espansione possibile vuol dire la massima capacità competitiva dell'azienda. Massima capacità competitiva che è indispensabile operando in un mercato aperto come già ci troviamo ad operare. Massima espansione significa pure maggior numero di dipendenti retribuiti nel miglior modo possibile. Prodotto finito al prezzo più basso possibile. Progresso sociale, progresso tecnico e progresso economico. Come viene giudicata oggi a Torino la presenza di un gruppo industriale di simili proporzioni che opera nella città da quasi 70 anni? Una presenza talmente massiccia che condiziona la vita cittadina e che crea un rallentamento nelle lotte operaie, nello spirito rivoluzionario della classe operaia di Torino, che era molto più vivo ai tempi di Giovanni Agnelli e di Antonio Gramsci. L'economia torinese è molto legata all'economia della Fiat e questo può essere anche un pericolo in certe condizioni. Io penso che la caratteristica, a mio parere, più saliente sia quella di aver mantenuto, pur in uno sviluppo che ha del prodigioso di questi ultimi anni, un carattere tale da non soffocare lo sviluppo di altre iniziative industriali collaterali nella città. L'alto grado di benessere a Torino è direttamente collegato con l'attività della Fiat. Su 1.000 miliardi di fatturato all'anno, ne spende 300 per salari, stipendi ed oneri sociali. E dato il rapporto esistente tra Fiat e l'economia torinese, si può dire che la Fiat dà una dimensione universale alla città di Torino. Incontri di tecnici, scambi di esperienze, accordi industriali come quello recente della Russia sono gli esempi più significativi. Dal punto di vista della cultura umanistica direi che non rappresenta molto, cioè Torino vive a scompartimenti stagni, è un mondo carico di separazioni. Ora nel mondo letterario e artistico questa presenza quasi non è avvertita. Paradossalmente la Fiat ha sostituito la monarchia, cioè Torino era la città di Casa Savoia e adesso è la città della Fiat. Le grandi sfide di cui